Bella raga, come avete visto dal titolo della copertina, è giunto il momento di dire addio a una delle bici che ci hanno accompagnato finora qui sul canale YouTube. Un solo mezzo non è mai stato cambiato da quando ho iniziato a fare video su YouTube fino ad ora, ma il momento è giunto. Tralasciando il fatto che qui dentro c'è un cavolo di casino, che mi sembra di essere uno di quegli immigrati col furgone con tutto sul tetto ammassato, la mia povera Rose Soulfire, la bici da downhill che mi ha accompagnato fino ad ora, verrà rimpiazzata. Lo so ragazzi, è stata una dura decisione, ma era una cosa che prima o poi andava fatta, sia per il fatto che questo telaio è stato veramente abusato, sia soprattutto per il fatto che questo telaio ha una geometria veramente troppo vecchia, non è più al passo coi tempi. È per questo che ahimè ho dovuto prendere una bici da downhill nuova. Sapete bene che da quest'anno 2023 sono nel team Focarini e penso proprio di rimanerci per un bel po' di anni. Con loro abbiamo sviluppato la bici da dirt, però loro finora hanno sempre fatto solo i bike. Purtroppo non hanno una bici che mi permetta di fare downhill, andare a girare nei bike park. Quindi vabbè, io nel frattempo ho comprato la bici da downhill nuova, faccio un po' di spazio e ve la faccio vedere velocemente. Vi presento la mia nuova bici da bike park. Ecco raga, non voglio spenderci troppissimo a riguardo. Questa è la nuova Rose Scrub. Però vi parlerò poco di questa bici, perché in tanti anni di supporto e di pubblicità gratuita al brand non mi ha fatto mai neanche un centesimo di sconto. Questo colore che mi è arrivato, ragazzi, in realtà è totalmente, completamente sbagliato rispetto a quello che c'è sul sito. Infatti quando ho aperto la scatola ci sono rimasto veramente, ma veramente male. Ma siccome al buon livello non gliene frega niente di lasciare la bici originale, mi sono messo dietro e l'ho riverniciata completamente. Ed ecco qua ragazzi il telaio verniciato di questo grigio premium, tutto bello metallizzato. Tra l'altro raga, un ringraziamento speciale ai ragazzi di Lewis Brake che mi hanno fornito questi LH4 super freni della Madonna, che testerò per voi e vi dirò come sono. Ovviamente non li ho presi tutti neri perché un tocco diverso un pochino ci sta. L'abbiamo anche adesivata col logo Focarini, perché il marchio originale della bici non mi paga per tenere sul suo logo. Ovviamente come sulla mia ultima bici da downhill, ho preso questa pellicola protettiva graficata che le dà un tocco pazzerello e le cambia decisamente il look. Gli adesivi originali della forcella erano un po' rovinati, quindi abbiamo recuperato i nuovi adesivi belli sbrilluccicosi. Le ruote però sono le stesse di quando Toto mi ha dato quella bici lì nel lontano 2019, quindi è giunto il momento di dargli una bella rinfrescata. E invece no, ci hanno fregati. Le ruote non sono arrivate in tempo per questo video, però vabbè, fa niente, le vedrete nel prossimo. Nel frattempo guardate dove caspita siamo arrivati. Siamo arrivati in The Beautiful Livigno. Finalmente dopo l'anno scorso ritorneremo a solcare queste piste, sperando non ci sia troppo smerdino, perché ieri sera ha tirato una diluviata esagerata. Però raga, Livigno a parte, è il momento di mostrarvi la mia nuova bici da bianca. Trasferiti nel gondolone per salire su sugli impianti del Mottarello. Fortunatamente il cielo splende di un azzurro perfetto e io sono super curioso di provare questo mezzo qua, perché come avete visto nella intro io l'ho ordinata appena uscita, ma mi è stata recapitata a ottobre, quindi da ottobre dell'anno scorso ce l'ho ferma in garage e ancora non ci ho fatto una discesa. Eccoci qua, siamo arrivati on top of the world raga. Fischia, qua è cambiato un po' tutto. Lavoretti in corso. Finalmente sentiamo come lavora questa biciclettina qua. Tra l'altro questo mezzo qua l'ho preso taglia S rispetto alla mia vecchia Rose, che era una M, per cercare di rimanere con gli stesse misure della mia vecchia Soulfire. Cazzo raga, siamo tornati a casa. Tra l'altro non so se vedete che la ruota davanti è decentrata, perché giustamente le ruote che andavano bene sulla vecchia forcella, con questa qua ho dovuto rifare gli spacer, come anche qui dietro che ho dovuto riadattare tutto, ma solo per questo weekend. Here we go again my brother. Rifatta bella questa. Oh, sti cazzi. Oh, oh la madonna, tutta la cieca. Il G-down, eccolo qua, il G-down. Oh. Cazzo, la linea è chiusa, peccato. Vabbè, niente. Faremo un droppino e via. Quanti salti ci sono qua? Oh, abbiamo fatto una... panettone. Che figo, raga. Tra l'altro, prima discesa che sto rodando questi Lewis LH4 con i loro dischi davanti e dietro da 2,20. Raga, sono veramente delle bestie. Quella, guarda le curve, mi sono belle pennellate. Bella. Cazzo raga, quanto mi mancava la bici di H. Sono incazzatissimo finalmente. Oh, un boner, ma che cazzo dici? Ma da dove cazzo esce sta roba? Che figata.
Minchia, sullo scassato si mangia tutto sta bici. Woodline, eccola qui, airbag on the woody. Easy qua che ha piovuto. Mettiamo un po' di pressione alla dritta. Spingi. Ciao. Porco zio. Ho cambiato una marcia, credo. Quella. Ovviamente raga, mi spiace un pochino essere qua da solo senza tutta la Monza Pizza Gang. E a proposito di party ride raga, esattamente questo weekend che arriva sarà il primo party ride a Kronplatz raga. Abbiamo realizzato con tutta una sfida esagerata, quindi mi raccomando, non mancate assolutamente. Pausettina pranzino, figate, ci vai bella secca con i pizzoccheri la mattina. Si vedono i veri atleti, io l'insalata. Quando vai al cesso fai... Adesso ci scassiamo una bella EAS 23 nel chill, è da un botto che non la faccio. Ce l'hai? Oh. Oh, guarda che bello. Oh, no, sui sei timidissimo. Oh, oh, che flettone. Vai, gusta sto warride. Ah minchia, chiusa pure, è infamata. È una frate. Com'è? Abbiamo beccato anche l'uomo stiloso dalle whippate stilose, che effettivamente indiaca un bel po' che non ci giravamo assieme. Tana cazzo va, oh! Si è perso! Gusti, bello quel transfer lì. Sara, mi sei partito via sui tripli che... Buongiorno e buonanotte. Oh, oh, che vento che c'è qua. Madonna mia. Dici che non c'è vento lì dietro. Scontro fra titani. Olla, sono attaccato qua. Dentro. Se tu whippavi al contrario mi fregavi piano, mi davi una sberla, mi buttavi via. Bella madonna, ma te lo usi tutto il bike park, non vale. Oh, dove cazzo no. Ma che cazzo dici? Che spegnimento, Dio caro. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission. The beat is a mission with no intermission. I see the collision, the crash and the distance, they coming off track. No, now when they ask what's the motor, don't talk about the show. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm checking the price. I'm taking the problem, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Hey, cazzo, tutta linea in manual. Minchia, già da qua parti, oh. Ma non c'è un salto, dov'è che fai su? Dove cazzo è andato? Ma sei pazzo, è l'uomo imprevedibile. Ho visto anche te un attimo di indecisione. Ah no, raga, per star lì dietro cazzo devo fare? Per starvi dietro devo smontare i freni, porca puttana. Minchia, no, ma c'è un vento della madonna. Oh là. Oh là.
Il Mattiuzzo qua davanti mi ha detto che mi fa provare un'altra pista. L'ho già sentito ma non l'ho mai fatto. Orco zio che sgap. La 23. Ha detto che ci sono un po' di doppi fighi. Solo che io non l'ho proprio mai vista. Ah, bene, dai. È lungo questo. Oh, merda. Ostia. Guarda cosa scivola qua. Bella, no, è bella di brutto. Parlo con nero o la rossa? When you go black, you never go back. Questo era il detto. Quanto è peso da 1 a 10 per scivolaggine? Tranquilla. Oh, ostia, minchia. E qua c'è il ripidiello. Ha proprio Chili Willy. Cos'è lungo? No, bisogna andare piano, Ah, bello. È presente come si dice appeso? È la mia faccia, se la cerchi su Wikipedia. Cosa devi fare? Sto flippando. Mi sono andato over di occhio. Ah, ricordati, meglio over che under rosato. Dai, caccia sto baco flippo. Ho avuto paura io per lui. Vuoi fare una stisata? Io faccio un suicidio. Figa la smezzata. Bella figa. No, che cazzo fai, zio? Va bene, frato, ma tu piacere. Anche per me. Dai. Quando arrivi a fine giornata di riding che sei talmente cotto che ti svestono le altre persone. Dopo il riding, raga, un po' di meritato relax alla Spaetta Livigno. Un po' di rasura, anche un bel cin cin. The next day. Mi sa tanto, ragazzi miei, che oggi non si girerà proprio molto. Come potete vedere, sta abbastanza piovendo. Quindi mi sa che questo weekend a Livigno per noi finisce così. Ovviamente, raga, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di scassare un bel likeino. Iscrivetevi al canale, perché adesso riprenderanno ad arrivare tutti i video in Downy. E niente, da una nuvolosa Livigno, questo è tutto. Bella, raga.